infrastrutture vanno sbloccate, ci sono miliardi fermi, facciamoli partire. L'obiettivo, il ruolo di Italia Viva è esattamente quello: farla finita con le chiacchiere e far finalmente partire i cantieri. Siamo in una fase in cui le chiacchiere stanno a zero, ora bisogna finalmente far partire le opere, tutto il resto conta giusto. Le abbiamo messe, inserite a sportellate perché qualcuno voleva togliere alcune opere toscane, però questo progetto di sblocco delle infrastrutture è un progetto firmato Italia Viva, è un progetto che abbiamo voluto con forza. Siamo grati al Presidente del Consiglio per averlo finalmente raccolto. A parte il cugino della Ceccardi, gli altri votano Gianni. Noi credo che saremo decisivi per far vincere Eugenio. La Romagna Bonaccini è ancora lì che ringrazia. Cioè, più Salvini sta in Toscana, più credo sia un problema per la Ceccardi. Quindi, come è successo peraltro in Emilia-Romagna, perché in Emilia-Romagna la presenza di Salvini è stato il miglior collante per Bonaccini. Il migliore proprio. Adesso penso che sarà una cosa simile in Toscana.